Buonasera da Fabio Sinatti. Ecco, E Moreno Sinatti. questa sera vi faremo vedere una carrellata un po' di manifestazioni da Corri Puglia, che vediamo già subito le immagini diciamo in sovraimpressione, e poi ovviamente parleremo anche di altre manifestazioni che questa settimana saranno un po' il clou diciamo del momento, la Maratona Città di Arezzo, che rivive anche quest'anno un grande evento perché diciamo saremo nella situazione di avere oltre 2.000 partecipanti anche in questa edizione numero 18. Moreno. Sì, effettivamente, inizialmente pensavamo che almeno gli agonisti fossero un po' di meno, invece stando alle ultime iscrizioni, cioè le iscrizioni sono già chiuse, comunque sono più di 1.100 nella 21 km, quindi che sono tantissimi. L'anno scorso avevamo 1.800 concorrenti, ma era il campionato italiano, sapevamo che quest'anno non sarebbero stati raggiunti quei numeri lì, però insomma siamo contentissimi di quelli che abbiamo raggiunto. Ecco, Moreno, ora chiaramente ne parleremo un pochino più avanti per quanto riguarda la Maratona Città di Arezzo, che ricordiamo ovviamente essere l'evento clou dell'autunno aretino. Ecco, intanto ci soffermiamo invece sulla Corri Puglia, che si è disputata quest'anno il 2 di ottobre con l'iniziativa in collaborazione con Decathlon e Run Day, quindi è una manifestazione che ha riscosso tanto tanto successo, sono rimasti tutti entusiasti. Sì, è stato, un grande successo perché 200 competitivi arrivati, insomma, non sono pochi. E poi c'erano tantissimi non competitivi, quindi il percorso era abbastanza, diciamo, impegnativo. E anche qui ci ha detto un pochino male con il tempo perché aveva piovuto la notte precedente, quindi insomma, Comunque, tutto sommato, poi anche le condizioni meteo ci hanno assistito, quindi ha permesso di svolgere la gara regolarmente. E come vediamo anche dalle immagini, tanti partecipanti che addirittura molti di questi erano la prima esperienza anche da un punto di vista sì, no. proprio podistico. Perché effettivamente c'era, cioè, pubblicizzato molto anche il negozio Decathlon, e quindi ha portato molti non competitivi che effettivamente, che poi dopo li rivedremo molti di questi anche nella mezza maratona, perché sono un pochino È stata proprio sì. l'occasione anche per iniziare a praticare questo tipo di sport per molti, e quindi si sono appassionati, addirittura hanno trovato amici, hanno trovato diciamo la simpatia e forse anche la voglia di divertirsi con la corsa. E questo l'ha indotti diciamo anche a iscriversi alla Maratona Città d'Arezzo, addirittura qualcuno farà la mezza maratona, quindi non Sì. No, soltanto la non competitiva di 8 km. effettivamente, sembra il movimento stia in crescendo e speriamo bene, perché noi abbiamo bisogno di molta gente, che più siamo e più penso potremmo contare anche a livello di tutti gli Ecco, apparati. fra l'altro proprio Arezzo, l'occasione diciamo ghiotta è proprio la Maratona Città d'Arezzo, che intanto vediamo Valentina Mattesini che è ritornata alle gare dopo La due maternità, anni, sì. dopo Ha la fatto maternità, insomma è ritornata alle gare, tutto sommato anche con un una bella discreto, gara, sì. discreta gara, insomma, ecco. E qui intanto vediamo anche gli altri concorrenti, partecipanti, qui erano molto presenti anche il Senese, c'era presente, insomma, quindi Lascia da diciamo. dire che l'iscrizione era gratuita, quindi questo ha influito molto sulla partecipazione, perché effettivamente non è facile trovare le gare con l'iscrizione gratuita di questi tempi. Il minimo si va da 5 euro in poi, ecco. Ecco, l'altra iniziativa che è stata fatta proprio con l'iscrizione gratuita fino al 20 di ottobre è stata proprio il Memorial alla Gabriele Annetti, il trail Sì, Polisciano-Lignano-Polisciano che del prossimo 13 di novembre, che già. effettivamente ci sono già 270 iscritti, esclusi quelli della Polisportiva Policiano, quindi consideriamo una settantina, siamo già Quindi. 350 persone che partecipano adesso. Che è già un E record, diciamo, di sì. partecipanti anche su questa gara. Ma torniamo un po' anche alla Corri Puglia, in cui il percorso ovviamente è particolarmente impegnativo in alcuni tratti di questi. Sì, c'erano due salite, sì, due salite, e poi dopo abbastanza scorreva abbastanza bene sul ritmo, però ecco, una gara impegnativa, perché se la fai proprio, ecco, questo è del gamba che fa la mezza maratona e 1 o 2 gare l'anno, quello con la magliettina Sì, lì. sì, sì. È un ciclista che però a fine stagione si Si impegna, diletta un sì, po' anche nelle più su queste gare, gare. sì. Ecco, qui vediamo la Barneschi Francesca che proprio recentemente ha ottenuto diciamo anche dei buoni risultati, sempre in lizza, in lotta con la Belardinelli e Roberta, che è un po' la sua, Sì, diciamo quasi pecora nera. in questo momento sono loro che sì, se la vedono per le principali posizioni. Ecco, fra l'altro qui, come dicevamo anche all'inizio, era una competizione con sali e scendi, però tratti pianeggianti che servono sicuramente a tenere il passo anche in previsione della Maratona di Città No, ecco, d'Arezzo. c'erano due salite, cioè una e mezzo, diciamo, ma due salite, e dopo c'era la relativa discesa, il resto era tutto pianeggiante. Però ecco, insomma, era abbastanza impegnativo. Ecco, qui c'è la La Bladinelli, lotta, la sì. scendi. La scendi che non sarà presente purtroppo, ahimè, per la maratonina Città d'Arezzo, ma comunque sia sempre un personaggio all'avanguardia un po' anche su certi settori.
veniamo Capacci. Capacci che domenica scorsa in Rezzabiglia ha fatto una bella gara, insomma, ha vinto la categoria, che ultimamente sta rientrando in forma, perché non è che ha fatto tanto bene quest'estate. Ecco, qui vediamo proprio che si sta risalendo nella parte più alta del tracciato, vediamo Verini, anche lui alle prese con altri impegni, diciamo, casalinghi, quindi non può dedicare più di tanto anche per la corsa. Poi abbiamo visto Ragazzini, Fatichenti che sta migliorando notevolmente, Tartaglini che reduce anche addirittura da una 30 km. 30 km, sì, della domenica scorsa. E quindi è chiaro che si sente un pochino. Ecco, qui vediamo Fabio Iudelli, che è un personaggio sempre molto tenace, molto grintoso, insieme anche all'atleta di Siena che è Monaci. Monaci. E poi qui vediamo proprio Brezzi, Alessandro Annetti e poi ecco Lanzi Simone e soprattutto Cannucci Matteo, che sapevamo essere forte, quindi questo gruppetto che sicuramente sono stati i protagonisti. Siamo intorno al quinto chilometro, mi sembra. Sì, ancora quinto, diciamo tutto sì. Diciamo, è rimasto lì, ecco, sono abbastanza compattati. Vedete Sorognone dietro Fabio Guidelli, che lui quasi sembra non preoccuparsi più di tanto di quello che avviene nella testa della corsa, invece Cannucci, sapendo di stare molto bene, era proprio lì a tirare, insieme poi a Lanzi, a Alessandro Annetti. Anche Brezzi è uno che non si risparmia mai, anche se non è, lui è uno specialista del trail, però ecco, abbiamo visto anche domenica scorsa, ha fatto una bella gara. Sono più o meno, ecco, poi i maggiori protagonisti, diciamo, in questo periodo del podismo aretino. Ah, finalmente, ecco. Sono rimasti, non ho visto le immagini, però ecco, tutti in gruppo fino a quasi tutto il primo giro. Dopo, tutti in gruppo, insomma, i 7-8 davanti. La selezione avverrà sì, naturalmente. Sì, c'è la salita, adesso inizia la questo, salita. Questo, diciamo, è quasi naturale. Ovviamente chi ha un pochino più di chance nella salita poi può esprimersi al meglio, insomma. Ecco. Sì, sì, ecco, ha colpito favorevolmente Cannucci, perché ultimamente è andato. Sappiamo che andava bene, sì, sì, sì. Però ecco, come non ci aspettavamo che facesse quel risultato che ha poi come raggiunto. Come la domenica precedente lì a Siena Lunga ci fu la sorpresa di Nicola, che ultimamente anche lui non andava, sembrava che non andasse forte, invece dopo è andato, ha fatto una bella gara. Insieme al Khalil, che poi fra l'altro sì. Fece la volata con Dibra, sì. Insomma, quindi tutte situazioni, ecco, che vediamo proprio nella salita che va a spingere Matteo parte. Cannucci, quindi atleta del Fiorino, ma è un senese anche lui, e quindi molti si sono orientati. Anche lui è giovane, non è, mi sembra dell'88-89, quindi è ancora giovanissimo. Insomma, e qui proprio si vede la sua spinta, significa partito, proprio che sta proprio sì. Bene, sta proprio bene e va a spingere notevolmente, anzi proprio incurante di quello che potrebbe succedere dietro, ormai prova, sente il fiato dietro che non si percepisce, pertanto... prosegue regolarmente, si sta forzando, si vede proprio qui. E poi sì, anche... tra l'altro Puglia la ricordiamo, diciamo, per un circuito ciclistico molto impegnativo, quindi l'abbiamo fatta anche nei primi anni, addirittura ci sono stati atleti del Kenya che hanno vinto nelle prime edizioni, poi dopo per motivi, diciamo, anche economici siamo un pochino ritornati alla vecchia, diciamo, formula, alla formula, diciamo, classica degli atleti che possono diciamo provenire dalle nostre zone. Però è bene, perché anche qui è molta incertezza fino sì, sì. Anche alla fine. Qui siamo al passaggio, quando ancora c'è un giro alla conclusione, e vediamo proprio la testa della corsa con Monaci. La testa è già andata. È già andata, sì. Qui abbiamo le retrovie, diciamo. Sì, zona secondo, terzo, quarto, sì. Quindi. So. Monaci, Lanzi, Annetti e sì. Addirittura Brezzi ancora dietro. Poi dopo anche qui, come avviene molto spesso, ecco Fabio Guidelli con la sua... Guidelli era già andato... la sua calma, sì, sì. No, molto... sì, non si vede mai se dura fatica oppure no, sempre sembra quasi un keniano, sembra quasi un keniano, sembra, anche se poi diciamo è di colore chiaro, però insomma si, non si nota lo sforzo che fa, è difficile vedere se dura fatica o no. E qui vediamo anche Simone Lanzi, che quest'anno, diciamo, ha un pochino disertato alcune gare del circuito. Però quando si presenta sempre in condizioni, diciamo, ottimali. Cioè, non è più giovanissimo, è 74, insomma, non puoi pretendere sempre di stare al vertice, anche se tutti vorremmo rimanere al vertice. Però non a caso, diciamo, anche nella riunione che abbiamo fatto ieri sera, ecco, dato che vediamo l'arrivo di Cannucci Matteo, che va a vincere questa edizione numero 5 della Corri Puglia, quest'anno fra l'altro con Randei, soddisfazione un po' anche da tutte le parti, sia per quanto riguarda proprio, diciamo, la presenza degli atleti, ma anche dall'aspetto organizzativo, l'aspetto premiazione,
aspetta anche iscrizione, insomma, come abbiamo detto, non far pagare nulla di iscrizione, insomma, sono cose un pochino abbastanza rare, non si vedono. Ma c'è l'iscrizione a gratuita fino a 2 giorni prima, e il giorno dopo, cioè la mattina della gara, hanno pagato l'iscrizione. Ci sono tanto gli arrivi, anche Lazzi, poi in precedenza, poi vediamo Monaci, Guidelli in seconda posizione, ecco, poi vediamo Monaci, poi Brezzi, che in questo frangente, diciamo, che perde forse qualche piazzamento che poteva essere più dignitoso per lui. Ragazzini. Poi Ragazzini, che invece si difende sempre nelle gare, sì, di questo genere. Poverini. E poi addirittura Bettarelli stile, poi Fatichenti anche, vedete proprio l'arrivo abbastanza provati da parte degli atleti, poi Refi Mirko, i vari leader della classifica del Grand Prix, poi ancora vediamo questo qui, il atleta della Valenti da Polano, e poi Soldini. Ecco, dicevamo che anche qui il settore femminile, prerogativa principale era vincere per Roberta Belardinelli, che chiaramente sono le sue gare. Sono. Intanto vediamo il passaggio addirittura di, ecco, vediamo al secondo posto, sì, la Cenni Genziana, poi vediamo Matini, ecco, poi la Barneschi Francesca al terzo posto. E adesso invece andiamo a visionare un po' quello che è accaduto a Montevarchi il 4 settembre, quindi una gara questa che ha visto tanti partecipanti in una competizione, direi, anche questa qui molto impegnativa. Moreno, sì, io non ero presente, però la conosco molto bene, l'ho fatta quasi sempre, e è un percorso che inizialmente è tutto favorevole, è quasi monotono, nel senso che è tutto diritto, però quando cominci ad andare verso Caposelvi senti la differenza, la monotonia passa, c'è qualche curva, inizia la salita di Caposelvi e poi tutto ti butti giù fino a Montevarchi nella discesa. E, insomma, è una gara abbastanza impegnativa. Ecco, fra l'altro, come dicevi prima te, il primo tratto serve più che altro per prendere il passo, il ritmo, e poi dopo chiaramente i conti si fanno a Caposelvi quando la salita e poi anche, di conseguenza, la discesa. Diciamo anche quando sei in fondo alla discesa, perché da in fondo alla discesa arriva all'arrivo ci sono circa 2 chilometri, e anche quello ridiventa tipo rettilini, e insomma è stancante anche dal punto di vista della testa. Ecco, dicevamo che anche qui, come al solito, purtroppo molte concomitanze in quella giornata lì, non ha avuto forse il pieno di quello che poteva meritarsi, diciamo, una manifestazione blasonata come quella del trofeo Sironofere, che si svolge tutti gli anni, quindi è giunta... Sì, la prima domenica di anno, tutti gli anni, la prima domenica di settembre. Il problema è che adesso le gare ce ne sono tantissime, no? E trovare una data giusta diventa difficile, sì, quindi le concorrenze sono spietate a tutti i livelli, sia a livello locale ma anche a livello anche, diciamo, provinciale, regionale, perché poi qui sono quelle gare che potrebbero venire anche da fuori, ma ci sono le gare nel proprio ambito, molti rimangono lì. Bisogna cercare di fare con i nostri ultimamente, quelli della zona, e sperare che vengano tutti. Ma fra l'altro direi che proprio, come dicevi prima all'inizio te, il movimento si è molto ampliato, e quindi questo permetterà sicuramente di avere anche delle competizioni molto sicuramente valide. Però il movimento sarà... Ecco, qui intanto siamo al gruppetto di testa in cui Cristian Taras, poi Alessandro Annetti, poi c'era ovviamente Vannuccini e Graziani. Ricordiamo poi Matthews. Ricordiamo che Alessandro Annetti era reduce da quella competizione. La corsa dei ceri, che è stata vinta, perché hanno avuto anche, sono stati fortunati, però ecco, insomma, hanno vinto. Sì. E quindi è arrivato la mattina abbastanza provato, stanco. Comunque sia, diciamo, nulla da eccepire sulla vittoria di Cristian Taras, che ha vinto in casa, per la terza volta. Esatto, quindi è stato un bel successo che... È chiaro che gli dà anche stimolo, gli dà voglia, certo, di correre, poi specialmente quando uno corre in casa. Una giornata direi fantastica da un punto di vista anche meteo, come vedete, diciamo, le immagini lo dimostrano. E chiaramente qui la selezione è proprio basata un po' sul ritmo, intanto che vediamo la prima, la battistrada, la Roberta Belardinelli, che era al comando della competizione, anche qui insieme alla Romanelli, che una delle Romanelli, la Daniela,
che sicuramente quest'anno sta facendo un'annata, almeno in questo fine periodo, sì, no, particolarmente importante. Sì, anche lei non gareggia tanto, però quando gareggia è sempre, sempre pronta, è sempre fra i primi posti. E poi molto agguerrita, eh. Sì, sì, lei... vintosa, sì, sì, quello sì. Poi lo vedremo, l'abbiamo vista anche in occasione della di Arezzo Aviglia, ma l'abbiamo vista un po' in tutte le competizioni in cui partecipa, non è che va lì per la presenza, quindi è molto agonista, insomma, ecco. Qui la Tomasun, altra atleta di atletica Sinalunga, che gareggia, diciamo, anche lei abbastanza. Sì, bene, in certi periodi andava benino, andava. Poi recentemente l'ho vista un pochino più appannata, ma sai... Gli alti e bassi ci sono sempre. Un po' per tutti, sì, sì. E qui vediamo proprio la lunga schiera anche dei partecipanti, che qui alla Bivio proprio... E qui quando si passa, sì, quando si comincia a salire, no, però si comincia a trovare la strada meno diritta, ecco, questa è la Katia, sorella, la Katia, sì. Romanelli. Questa è la Tibiana Lucia. Lucia. No, no, anche a livello femminile, diciamo, si è stabilizzato, chiamiamolo così. Ecco, ora, se il ritorno anche di Valentina Mattesini può dare qualche stimolo in più, che dato gli hanno... Nicoletta e la Lucia Boncompagni, sì. Dicevamo che, ecco, la presenza anche di questi nuovi soggetti che ritornano, che questa è la Cantuella, una ragazza del 94 che sicuramente vorrebbe, se insiste come sta facendo adesso, l'anno prossimo dovrebbe andare, cioè, dovrebbe superare tantissime ragazze e signore. Ecco, qui intanto vediamo che li stiamo recuperando proprio dal bivio di Caposelvi, andiamo verso proprio Caposelvi, inseguendo dalla parte posteriore, diciamo, i vari concorrenti. Vedete il caldo abbastanza... Ecco, qui è iniziata la salita. Qui siamo proprio nella salita, è importante, sì. Qui siamo con la Katia Romanelli. Che è già passato, qui c'è... Poi la Cremini Patrizia, abbiamo visto anche di scorcio, un'altra terra, quindi lotta serratissima anche in campo femminile per le posizioni di rincalzo, non tanto per la prima posizione, intanto vediamo Romanelli Daniela. Notato per la prima posizione in cui Bellardinelli sicuramente aveva una marcia in più rispetto agli altri, adesso, sì. Insieme a Di Brandi abbiamo visto, quindi c'è ad atleti che cominciano a spingere molto forte. Qui vediamo Cristian Taras, che è stato un po' il mattatore, vediamo proprio al traguardo, all'arrivo di questa edizione, sempre in mezzo ai banchini a Montevarchi, sì, sì. Purtroppo oramai è diventata la fiera, quindi grazie a Emanuele, che si sta rivelando una sorpresa per quanto fine riguarda stagione, le fine gare stagione lunghe, sta andando molto forte, sì. Vannuccini, poi anche Alessandro Annetti, che ovviamente per onore di firma, che altro per tenere alto anche il punteggio del Gran Prix. Quindi questo è per sintetizzare un po' la cosa. E poi ovviamente abbiamo detto Bellardinelli per quanto riguarda il settore femminile, che ha vinto la sua gara davanti alla Romanelli, e al terzo posto invece ancora l'altra sorella. Questa è Basile Sabato, no? Basile. Anche qui c'è un discreto pubblico all'arrivo, quindi anche perché proprio in centro di Montevarchi, quindi la gente è presente. Ecco, vediamo Roberta Bellardinelli giungere al traguardo, abbastanza grintosa, poi in spinta. Qui vediamo la Daniela Romanelli al secondo posto, e poi per il terzo posto dovrebbe esserci l'altra sorella, Katia Romanelli. Allora, siamo qui questa serata a Policiano. Stefano, in gergo motoristico si direbbe si scalda i motori, però noi si parla di atletica, quindi si scalda le gambe. Il 6 di novembre è giornata importantissima. Ma se, siccome vogliamo rimanere nel gergo atletico, direi che è la campana, è suonata la campana dell'ultimo giro per l'atletica leggera, però non per Stefano Meo o per altri giovani. Io credo che al 6 novembre le società italiane abbiano possibilità di cambiare questo stato di cose, questo rotolare senza fine verso il baratro. Io posso promettere che con la mia squadra cercherò di ricominciare a parlare di atletica, cercherò di ridare la voce ai tecnici che questo quadriennio sono stati zittiti dalla politica. E non prometto le medaglie perché sono promesse vane, promettere le medaglie è una follia. Io posso promettere che lavoreremo per portare più ragazzi possibile in finale a Tokyo 2020 e forse a quel punto programmare le medaglie, qualche medaglia nel 2024.
Stefano, Polisciano hai un bel ricordo perché hai fatto l'ultimo, cioè bello e brutto allo stesso tempo, perché è stato marcato con un ritiro la tua ultima gara su strada. La Polisportiva Polisciano organizza anche domenica prossima la maratona Città di Arezzo, gara a livello internazionale. Quanto pensi che sia importante non solo la qualità ma il movimento atletico anche delle corse su strada? Le corse su strada fanno parte della famiglia dell'atletica. È chiaro che da presidente federale o comunque da dirigente della FIDAL bisogna considerare la pista e le pedane, però siccome la strada fa comunque parte della famiglia, credo che non debba essere vista come il nemico. Bisogna però trovare il modo di far sì che non diventi un problema per l'attività di alto livello, perché purtroppo vedo tanti ragazzi di 17, 18, 20 anni che vanno forte in pista, che automaticamente vanno su strada pensando che sia più semplice. Non è così, comunque la pista serve per limare le proprie prestazioni. Poi quando vai su strada, che invece di avere 30 minuti nei 10.000 hai 28, secondo me è meglio anche lì. Che cosa ti senti di dire ai tanti atleti che domenica saranno qui a Arezzo? Beh, oddio, sai, mezza maratona per me è stata, l'ho guardata sempre con un rispetto e quasi temore, no? Non parliamo della maratona, ero un atleta di pista, però ogni tanto fare qualche gara su strada mi piaceva, perché non avevi il limite del 400 metri del giro cadenzato. Correre ogni tanto su strada mi piaceva. Io posso dire che, come si diceva da ragazzini, parti forte, aumenta la metà e fai la volata, perché è l'unica cosa che conta. Ed ecco ovviamente la maratona Città d'Arezzo, queste sono alcune immagini di repertorio, ma sicuramente sarà l'evento che dicevamo domenica prossima, Moreno, particolarmente intenso, impegnativo e soprattutto spettacolare, tanti tanti partecipanti. Ma qui era, mi sembra, del 2014 questa edizione, il tempo era favoloso e le previsioni sembrano che siano, speriamo, che copiano questa giornata qui, quindi se la giornata è come questa qui, ci dovrebbe essere tantissima gente anche come spettatori, perché vedere partire 2000 persone, ecco, da questa posizione qui è il massimo. Io mi emoziono sempre ogni volta che vedo queste immagini, perché effettivamente più di così non si può fare. Ecco, direi che ci sono tre motivi particolari: la gara agonistica, che sarà, diciamo, impegnata sulla presenza di atleti di valore, di spicco a livello internazionale, quindi keniani in prima fila, ma non soltanto keniani, marocchini, ruandesi, poi ci sono alcuni spagnoli, ci sono, insomma, quindi diversa gente che dirà la loro, e poi ovviamente gli italiani, ma più che altro italo-marocchini, insomma, chiamiamoli così, naturalizzati, che faranno un po' la gara agonistica. Poi ci sarà la parte invece più folcloristica, chiamiamola così, partecipativa, degli oltre altri anche di mille atleti. Sì, c'è una mini runner di 3 km e una non competitiva di 8 km. Chi fa la mini runner può anche fare quella di 8 km. Ecco, dopo, quando arriva in fondo lì a via Codagnoli e via Crispi, se decide di andare a destra va a destra, se viene a sinistra va all'arrivo. Penso che anche a fare 8 km non è molto difficoltoso, perché corre sempre, non correranno mai da soli, correranno sempre in compagnia, quindi il tempo e il percorso dei chilometri passano e uno non se ne accorge neanche. Ecco, poi sarà presente quindi questa iniziativa di solidarietà con le scuole per quanto riguarda l'acquisto di defibrillatori. In primis ci sarà l'ITIS Galilei di Arezzo, ma non soltanto quelle, c'è la Severi, ci sono altre scuole che saranno presenti in questa competizione, e poi c'è l'associazione volontari ospedalieri, che anche loro reperiscono fondi per acquistare diciamo parrucche per le persone che sono in terapia chemioterapica, insomma, quindi diciamo così è l'occasione buona per cercare di dare anche solidarietà. Bene, quindi l'appuntamento ovviamente è a domenica prossima ad Arezzo, nel centro cittadino, per vedere questo grande spettacolo. Adesso vi lascio con la musica, no, che finisce. Diciamo che se uno si vuole iscrivere alla non competitiva, alla mini run, fino a sabato siamo a Policiano. Cintura, rodilla, piso, va, y paso lindo.